Fichi, bravi Fichi! Riempite bene di odore il soffietto. Sì, mamma. Squisito! Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. PD, Nicola Mancino, il Toto Candidati, il caso ex parcheggiatori. Nel giorno della liberazione, il sindaco Foti si libera, sfogandosi ai microfoni della stampa, intervenuta per l'inaugurazione della control room, installata al primo piano del comando della Polizia Municipale e intitolata alla memoria di Giulio Marletti, il vigile prematuramente scomparso. Questa giornata sono particolarmente orgoglioso perché è un ulteriore passo verso, una città che si riappropria del proprio decoro, perché la videosorveglianza non servirà solo per contrastare fenomeni di microdelinquenza o fenomeni di piccoli reati o violazioni del codice della strada, ma avrà un occhio particolare sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Inaugurato ufficialmente questa mattina, ma il Grande Fratello è da un anno attivo sulla nostra città. Una svolta per la sicurezza d'Avellino, dice il sindaco, prima di affrontare i temi caldi che continuano a far discutere e animare l'ente di Piazza del Popolo, a iniziare dall'eco delle dichiarazioni rilasciate da Nicola Mancino. Io credo che sia necessario che il presidente Mancino dia un contributo, perché conosce bene la città, conosce bene i cittadini avellinesi, e quindi un contributo da parte del presidente Mancini è un arricchimento per la città nel suo complesso, e quindi io spero, confido che il Partito Democratico, nella fase di individuazione del candidato sindaco e della realizzazione della composizione della lista, ascolti anche il presidente Mancino. L'ultima stoccata del sindaco Foti a chi in passato ha prodotto le false speranze avverte alimentate dagli ex parcheggiatori. Diciamo, sono le ultime scorie del passato di una gestione sbagliata, perché io sono convinto che è stata una gestione sbagliata aiutare persone in difficoltà nel modo in cui sono state aiutate, perché poi quella decisione che all'epoca poteva, che io neanche all'epoca avrei condiviso, ma che poteva anche essere condivisa, è degenerata in qualcosa di sbagliato e si sono alimentate, ingenerate aspettative inesistenti in queste persone.